Ma la verità è che l'avevamo preparata molto bene settimana scorsa e la verità è quello che ci aspettavamo. Di sicuro per quello che sono le qualità della nostra squadra, giocare contro una squadra con tutti gli 11 effettivi sotto la linea della palla non è semplice. Ricordo l'anno scorso la partita in casa contro il Bari, che era rimaneggiata con tanti infortuni. Siamo venuti qua anche con una squadra molto giovane e l'avevamo sbloccata a 5 minuti dalla fine contro il Lizzi. Forse il dato più negativo della partita di domenica è stato proprio quello di non aver sfruttato benissimo i calci da fermo, perché sicuramente la partita si poteva risolvere in questo modo. A parte che il primo tempo, ricordo, ci abbiamo avuto due o tre occasioni con Maxi Lopez e Biagianti, però voglio dire, è stata una partita bloccata e secondo me bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché dopo i primi 20 minuti dove su due calci d'angolo a nostro favore abbiamo preso due contropiedi incredibili, il pareggio forse è un buon risultato. L'ultima volta che ti eri presentato qui in conferenza stampa avevi dato la tua massima disponibilità a giocare da centrale difensivo, visto che ancora non c'era il sostituto di Silvestre. Dopo 2 ore è arrivato le grattaglie e quindi eri stato dirottato idealmente sulla fascia destra. Poi, dato il suo infortunio, nuovamente pensavo che fossi centrale, invece domenica eri a destra. Cosa sei adesso, un centrale o un terzino destro? No, io ripeto, io ho dato la massima disponibilità. La verità è che la partita con Brescia è andata molto bene, l'allenatore è rimasto molto contento. Però voglio dire, poi una scelta tecnica. Probabilmente se mi ha messo terzino è perché ha valutato il rientro di Capuano, Bellucci, la crescita di Bellucci. Però voglio dire, in allenamento mi ha sempre alternato sia terzino che centrale. Certo, i riferimenti degli ultimi 10 giorni, pensando già all'amichevole fatto a Siracusa, mi aveva messo terzino, però indipendentemente da quello ci sono stati tanti allenamenti dove mi ha schierato anche centrale. Nella sua recente dichiarazione Marco Giampaolo ha detto il Cesena deve comunque giocare la palla, se la perdiamo e la perdiamo e prendiamo gol, pazienza. In quanto rivedi il Giampaolo di Catania in queste dichiarazioni, quanto credi in un Cesena diverso dal Siena che ha affrontato domenica scorsa il Catania? Ma sicuramente loro hanno perso la prima partita contro il Napoli, che sta benissimo. Noi l'abbiamo vista la partita e sicuramente non ha demeritato il Cesena, anzi ha fatto una buonissima partita. I concetti di Giampaolo, un po' tutta la squadra, noi li conosciamo. Sappiamo che domenica sarà forse ancora più difficile della partita di domenica scorsa. Quello che c'è da migliorare sicuramente è la cattiveria nelle nostre ripartenze, perché domenica scorsa dovevamo fare meglio da quel punto di vista e sicuramente domenica contro il Cesena bisogna sfruttare quelle che sono le nostre armi, cioè le ripartenze. Senti, contro il Siena avete sofferto certe volte la verticale, la profondità che loro davano nelle ripartenze perché stavano molto corti. Il Cesena ha fatto la stessa cosa col Napoli, sfruttando questi tagli, Mutus abbassa e scarico verso gli esterni. Ecco, è una cosa da attenzionare. Poi una seconda domanda. Giampaolo ha dichiarato in conferenza stampa, vado a Catania e mi devo togliere un bel sassolino perché qualcuno non mi ha voluto tanto bene. Ma per quanto riguarda il discorso tecnico-tattico, quello che posso dire, domenica ricordo i due contropiedi dal rinvio del portiere del Siena. Poi, indipendentemente da quello, lì non è un discorso di difesa. Ricordo che sulla prima occasione di Gonzales c'era Biagianti, l'ultimo uomo. Lì poteva esserci anche un nostro attaccante che rimaneva fuori. Le verticalizzazioni sono la qualità del Siena e io penso che i due centrali si siano comportati benissimo. Normale che, ripeto, era una partita molto bloccata. Personalmente, per quanto mi riguarda, c'era da essere molto intelligenti nel trovare l'equilibrio, perché ripensando alla partita, già a fine primo tempo, si parlava con l'allenatore, con Mister, e non c'era da andare tutti all'arrembaggio in 11 nella loro metà campo, perché il rischio era proprio quello di
perdere la gara. Mi ricordo 2 anni fa abbiamo perso 3-0 in casa in una partita molto simile a quella di domenica scorsa, allenatore Giampaolo. Quindi sicuramente la fase difensiva la squadra ha retto molto bene, i contropiedi sicuramente è da polli prenderli, però prendiamo l'equilibrio che ha mostrato la squadra, quella è una cosa molto positiva. Ripeto, in fase offensiva forse dobbiamo fare un po' meglio. Su Giampaolo Qualcuno l'ha avuto, immagino che sia amareggiato e avvelenato, come dire. Però voglio dire, ci sono 2 squadre che andranno in campo. Speriamo che quella che esprimerà il miglior calcio e che cercherà in tutti i modi di vincere la gara, appunto vinca la gara meritatamente. senti, martedì sia Sciacca che Cadellani hanno detto la prima giornata va presa un po' così, il vero Catania lo vedrete domenica. Questo cambiamento, secondo te, da che punto di vista avverrà? Dal punto di vista tattico oppure dal punto di vista fisico, cioè dopo una settimana di più di lavoro? Per me parto dal presupposto che non mi interessa vedere un bel Catania, a me interessa vincere le partite, personalmente. Poi soprattutto, ripeto, quando verranno squadre che hanno la nostra stessa forza, giocheranno fuori casa e giocheranno loro in contropiede, si chiuderanno e sarà molto difficile. Noi in quello bisogna migliorare, prendersi la responsabilità di puntare gli uomini quando si è nella loro metà campo e di creare occasioni da gol. Poi per il resto, come hanno ribadito sia il presidente che il mister, quest'anno cercheremo anche in tutti i modi di riuscire a fare delle ottime partite anche fuori casa e portare più vittorie appunto a casa. È un Catania, secondo te, ancora in trasformazione, nel sviluppo, un Catania a cui manca quanto e cosa? Sì, probabilmente sì, ma penso che riguardando un po' le partite di domenica di Serie A, forse questa sosta, ci sono tanti nuovi acquisti nelle ultime ore di mercato, quindi tempo per poter lavorare tutti insieme ce n'è stato forse poco, però voglio dire, va bene che la prima di campionato. Adesso abbiamo un filotto di 4 partite prima della prossima sosta e sicuramente di tempo per poter lavorare ce n'è. Diciamo così, domenica devono iniziare ad esserci risposte positive per la squadra. Quando il Siena i tifosi presenti allo stadio erano circa 13.000, considerando che qualcuno è rimasto un po' deluso dalla prestazione in generale, ti aspetti di vedere più o meno gente allo stadio contro il Siena? A me piacerebbe sempre vedere lo stadio pieno, con i nostri tifosi che incidono fino alla fine, perché voglio dire, è la storia. Abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, abbiamo raggiunto la salvezza non all'ultima di campionato, ma minimo 3 giornate prima della fine. Il dato più relativo e importante è stato appunto le vittorie in casa. Quindi, sicuramente abbiamo bisogno dei nostri tifosi, speriamo che domenica vengano molti più tifosi di quelli che ci sono stati e sono venuti a partita col Siena, perché appunto vincere la partita di domenica sarebbe molto positivo, si affronterebbe la partita di mercoledì prossimo a Genova in un altro modo e voglio dire, da domenica prossima alla partita con la Juve sono 7 giorni dove abbiamo bisogno dei nostri tifosi, se le cose vanno bene può esserci ancora più entusiasmo. Punto di passaggio non penso perché comunque diciamo inizio la quarta stagione, ho passato 2 stagioni e mezzo perché ero arrivato a gennaio, io mi ci trovo molto bene qua, la società è molto seria, sto bene nella città, voglio dire, in questo momento essere un punto di riferimento per i più giovani,
è motivo di orgoglio per me, perché comunque voglio dire, ho fatto sempre dalla mia professionalità e serietà la cosa principale. Sicuramente mi piacerebbe rimanere qua e su questo si sta parlando e lavorando con la società. Speriamo che nel prossimo futuro arriviamo a un punto d'arrivo. In molti hanno giudicato sia l'attacco che il centrocampo come qualità ottima. A alcune lamentele sono arrivate per quanto riguarda la difesa, forse anche il mancato arrivo di un altro centrale ha fatto, ecco, un po' scaturire delle polemiche. Tu da difensore cosa ti senti di dire? Mi sento di dire chissà che cosa. La verità è che la squadra in questo momento forse manca un centrale, ma per ricoprire, come ha sempre detto il direttore, in ogni posizione un doppio giocatore. Quando ci riguarda, guardiamo la partita di domenica e penso che la difesa ha disputato un'ottima partita, sicuramente sorretti dall'apporto del centrocampo. Per noi è determinante avere a disposizione che stia bene fisicamente un giocatore come Marco Biagianti, perché al di là del fatto che è il nostro capitano, basta guardarlo quando si muove in campo, la sicurezza, come dire, fa la diga davanti alla difesa, uno è molto più tranquillo e sereno. Quindi di sicuro le risposte sono state molto positive per quanto riguarda la difesa e mi riferisco alla partita di domenica. Di sicuro non bisogna cullarsi su questo, il campionato è appena iniziato e vedremo che campionato sarà. Marco, ritornando alla partita di domenica, il Cesena si è rinforzato molto in attacco tra Mutu ed Erwin, Zalle e Martinez, ipotizzando che questo qua giocasse, chi secondo te è il più pericoloso? Sono sicuramente tutti quanti ottimi attaccanti. Per quanto mi riguarda, conosco molto bene Mutu, ci ho giocato 2 anni a Firenze. Probabilmente per tutti gli attaccanti con cui ho giocato insieme è il più forte con cui abbia mai giocato. Per me è un campione, mi ha dato mentalità anche negli allenamenti perché magari potrebbe non sembrare, ma come si arrabbiava lui anche perdendo una partita in allenamento, era comunque una cosa positiva, voleva dire che ci teneva a non perdere e questo dà mentalità. Poi c'è da aggiungere che veramente come qualità tecnica è un campione, a me spaventa più che altro proprio la sua grande fame che ha avuto sempre in campo.